Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Spider-Man 2. Signori, siamo al quarto episodio ormai e sia Peter che Miles stanno provando a farsi una vita propria, ma i nemici sono sempre in agguato. Oggi Peter si infiltrerà in una base di cacciatori, mentre Miles proverà ad andare al college, ma la sfiga, si sa, è sempre pronta a colpirti. Prima, tuttavia, continuiamo il tour della fondazione della zia May assieme al nostro amico Harry, quindi buona visione. Ora dove si va? Ultima tappa, forse la mia preferita. È autorevole ma non autoritario, ironico ma non pacchiano, ricercato ma non ostentato. Il tuo ufficio? O forse il nostro ufficio. Ah, Harry. Ricorda, ciò che hai visto è solo un assaggio di quello a cui stiamo lavorando. Non devi decidere ora, non prima di aver visto un'ultima cosa. Ok. Dov'è il tuo tesserino? Ti serve per entrare. Dove l'ho messo? Peter. Non dirmi che l'hai perso. No, falso allarme. Eccolo. Quanto cocchio non è grande sto posto, lo possiamo visitare tutto. Ci saranno probabilmente dei segreti nascosti qui. Avanti, scorri. E olè, perfetto. Sì, però c'è troppo vetro, mi piace la mia privacy. Wow. Non ti puoi neanche grattare il culo senza che qualcuno ti veda. Forse sono quei vetri oscuranti, moderni. Zia May! E dovunque praticamente mi guarda anche dall'oltretomba. Harry... Sì, è più di quanto uno si sarebbe mai aspettato, eh? È incredibile, davvero. Perfetto, solo che... Scusa, c'ho Miles che rompe le balle. È un periodo complicato. Dai, Peter, è difficile. Non riuscirai mai ad avere una tua vita. Quando ero in cura, pensavo a cosa avrei fatto se fossi sopravvissuto. Sentivo la voce di mia madre. Quila! Diceva che il pianeta è in pericolo. Che topa la madre! E che spetta a me salvarlo. Un tentacolo di Venom alla volta. Oh maronne, ma avete tutti i PowerPoint pronti all'uso, va che roba! Ma è assurdo! Insieme... Noi potremmo fare molto di più. Sì, ma il culo non... Cioè... Sei tu quello intelligente, no? Avanti! Mia madre e May ne sarebbero fiere. Non usare la zia May così, però. E c'hai un maglione veramente brutto, ciccio. Harry, è grandioso, ma... C'è un problema. Io sono Spider-Man. Posso spostare la mia scrivania? Preferisco avere una parete davanti. No, sappiamo tutti che andrà male sta situazione. Questo mi fa girare le balle. Un'altra cosa. Cosa? Wow. Sboroni. Dai, tiratevela di meno con queste tecnologie faighe. Ancora. Miles, hai rotto le balle? Ecco, mi serve solo un po' di tempo per chiudere con il lavoro come tutor. Davvero? Sì, ma certo. Fai con calma. È questione di equilibrio. Già. Ma dopo ci vediamo a Coney Island. Ovvio. Ok, sembra... Tanto una brava persona, Harry. Oddio, speriamo che la mela cada molto lontana dall'albero. Il problema è che se lo lasciamo da solo... potrebbe andare fuori di testa. Però abbandonare il povero Miles, non puoi lasciare New York tutta a lui? Ok, pronta? Dimenticavo, i nostri ricercatori stanno conducendo esperimenti in giro per la città. Se hai tempo, fermati da loro. Ho condiviso le posizioni, per entrare basta il tesserino. Ok, faccio un salto. Sì, ovviamente cambiati il costume prima, Peter, sennò la vedo difficile. Ehi, mi spiace non averti contattato prima, ma stavo... Beh, ho un nuovo lavoro. Sul serio? Fantastico! Dove? Una nuova fondazione gestita dal mio migliore amico. È incredibile! Dopo ti spiego tutto. Allora, che succede? Io e Genki abbiamo tracciato gli scarichi del velivolo dei rapitori di Martin Lee e Scorpion fino al ponte di Williamsburg. Ci vediamo lì. Aspetta, non hai un saggio da finire? Sì, ma... Il dovere chiama. Il tuo dovere è pensare al futuro adesso. Fidati, ti aggiorno se scopro qualcosa. D'accordo. Buona fortuna allora. Non li biasimi, in effetti, devono pensare anche al proprio futuro. Non puoi essere sempre dietro al salvataggio della città. Quando onestamente nessuno pensa a te. Cioè ogni tanto bisogna essere un pochettino egoisti nella vita. Intendo la dose giusta di egoismo. Cheese. Oh no, adesso mi chiamerà coso. No, non mi chiami signore, non ho bisogno di chiacchierare con lei. Palle. Questa settimana un grande maestro è venuto a giocare qui. Chiunque poteva presentarsi e sfidarlo.
ha perso contro un ragazzino che vive in fondo alla mia via. Dannazione, mai visto nulla di simile. Foster non se la prenderà se Peter si fa aiutare da Spider-Man. Ah, così, il laboratorio è proprio all'esterno? Quindi devo rifare lo stesso cocchio di giochino? Peter, che gioia averti a bordo. Stiamo collaborando con i tuoi amici del Fist per sfamare la comunità, a partire dal miglioramento dei giardini. Se vuoi aiutarci, raccogli qualche campione di pianta e usa il sequenziatore. Ah, wow! Tutto molto emozionante. Raccogli dei campioni, sequenzia qualche gene, sfama la popolazione. Forse posso fare di meglio. Vediamo di trovare i campioni più adatti. Ah, a quanto pare devo utilizzare i miei poteri per trovare la pianta giusta? Oh, allora la situazione è un attimino differente, quindi raccogli questa. Tecnicamente è una pianta infestante, ma la sua resistenza ci servirà. Segui il rampicante. Ok, la prossima, guarda dove cocchio è finita, Peter. Me la devi afferrare, ciccio, vai. Queste assorbono l'acqua in modo più efficiente. Mi sarà utile. Ce ne sono ancora? Sì, sembra ce ne sia una terza in questa direzione. Ed eccola qua. Abbiamo dei frutti proprio, sembrano delle arance. Questa è molto produttiva. Già. Carica di frutti. È perfetta. Ok, ho raccolto campioni eccellenti. Facciamo il punto. E ora dobbiamo unire il tutto? Straordinario che la EMF non abbia brevettato questi OGM. Stiamo parlando di bisogni primari, il profitto non dovrebbe dettare legge. Ok, dobbiamo assicurarci che abbia anche due foglioline. L'unica alternativa è mettere il sole lì al centro, una fogliolina qui. E poi abbiamo un H qua e un'ulteriore fogliolina qui a lato. Tutto andrà bene. Queste piante cresceranno in fretta e daranno moltissimi frutti. Fosse davvero così semplice anche nella vita vera. Saprebbe farne buon uso. Ah, posto. Ok, ho creato dei semi ibridi molto promettenti. Ora devo solo preparare il terreno per la semina. Ora ottimizziamo l'acqua. Ma quanto è complicato sto progetto? Pensavo un lavorone del genere. Allora, c'è una cisterna in effetti qui. Forse dovrei girare quella valvola. Devo metterci una pezza? Sì, hai fatto danni, Ciccio. Ci sparo una ragnatela? Ci sono diverse falle e la pressione dell'acqua è in calo. Se voglio che funzioni, devo occuparmene. Aspetta, porta tutto. Ma porca miseria, devo rimediare un sempre. Un paio da sistemare. Hai danni che faccio? Va che macello! Posta. Altrimenti non me li fa colpire. Ok, ottimo. Così dovrebbe andare, credo. Posto? Yay! Il dottor Foster sarà contento. Basta non dirgli che ci ha pensato Spider-Man. Chissà quali altri progetti sta lavorando la EMF. Per fortuna che non hanno messo telecamere di sicurezza, io non dico altro. Signori, dobbiamo assolutamente completare queste missioni, altrimenti, come ho detto, non riusciamo a sbloccare i punti di viaggio rapido. Ah, aspetta! Come va? Volevo dirti che ho parlato con Gloria. Il Fist invierà uno dei suoi camion alla casa per prendere le cose di May domani. Credo mi servirà più tempo per passare ogni cosa in rassegna. Ti spiace annullare? Ti prometto che gli porterò tutto di persona non appena avrò finito il resto. Chiamo immediatamente. Tu cerca di non strafare, Parker. No! Dico sul serio. Ma quando mai? Ehi, lo sai quanto vorrei essere accoccolato con te a leggere una rivista di scienze in questo momento? In francese, magari. A volte esageri con il romanticismo. Ci sentiamo. Abbiamo un concetto molto diverso di romanticismo, ma chi sono io per giudicare? Allora, prima di proseguire, vediamo di levelappare i nostri costumi. Di sicuro, visto che mi legnano in continuazione, aumentiamo la nostra energia a 120 e dovremmo avere abbastanza componenti e tutte cose per aumentare i danni al 120%, bene bene. Per quanto riguarda i gadget, volevo potenziare, assolutamente, i lanciaragnatele, aumentando di 4 il numero dei proiettili. Giusti, giusti, porca la miseria. Sì, appena possibile sblocchiamo anche la ragnatela attraente. Wow, fa schiantare i nemici tra di loro, belle. Per quanto riguarda le abilità singole, possiamo fare in modo di folgorare i nemici con cavi di ragnatela elettrificati. Oppure la spider corsa attira i nemici verso Spider-Man da più lontano. Oh, la carica in avanti che facciamo con L1 più triangolo. Potrebbe non essere la cosa peggiore, magari buttiamo giù qualcuno dal palazzo, hai visto mai? Per quanto riguarda Miles, possiamo più o meno fare la stessa cosa, ma in questo caso quando utilizziamo il pugno Venom. Ok, ciancio alle bande, vediamo di darci una mossa prima che mi cali troppo il sole, che non c'ho voglia di star fuori la sera, che c'ho l'amorosa a casa, che c'ha un pochettino di voglia di coccole e cose in francese, come avrete capito sicuramente. Aspetta, che t'ho visto, cazzo blu.
Buongiornissimo. 15 componenti tecnologici? Sì, ma sto trovando le casse dei poracci, figlioli. Un povero Spider-Man non può andare avanti in questo modo. Aspetta, che ce n'è un'altra qui. Peter! Peter, torna dietro, porca la miseria. Comunque sì, ste casse sono una truffa gigantesca. Se vogliamo ottenerne abbastanza, dovremmo assolutamente completare le missioncine in giro per la città. Vabbè, siamo quasi arrivati alla prossima missione. Dobbiamo dirigerci verso la zona del fiume, praticamente. Per quanto mai è passata l'apparecchiatura dell'underground? Ah, guarda, non mi interessa. Voglio solo rubare la loro tecnologia. È randomico il numero? Ogni volta è differente. Ed eccoci arrivati. Vediamo un po' di scoprire qualcosa. Non c'è nessuno. Ma il Genki si sono sbagliati. Abbastanza raro che capiti. Ehi, sono al ponte. Ma non c'è traccia dei nostri misteriosi bracconieri. Oh, cavolo, eravamo sicuri fossero lì. Scusa per il giro a vuoto. Non c'è problema, li troveremo. Che fate? Ma no, si inquina! Non si fa. Ma ti pare il ca... Aspetta un secondo. Dai, avanti, tecnologia che hai già visto, quindi non è nulla di nuovo. Si sono nascosti qua? Sì, ma non sappiamo quello che ci sia all'interno. E lui ovviamente ci salterà dentro. Oh, buongiornissimo. Wow. Ok, buongiorno signori. Attacco ragnatela sul nemico. Ah, perché c'hanno lo scudo? Quindi li dobbiamo attaccare alle spalle. Devo scivolare sotto. Ok, aspetti, signore. Insetto! Arachnide, prego! Come fa il vostro capo peloso ad avere queste gengive? Povero cacciatore sacco, Battile, 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 aia! Porca la miseria, avete rotto le palle? Ok, battine uno, battine uno intanto, perfetto. Attacco era così, così, e poi attacco le palle. Eeeh! Anche una fetta di culo, tanto che ci siamo. Troppi nemici! Aspetta. Peter, dobbiamo saltargli sotto. Vai, 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 vai. Ok, quello l'abbiamo eliminato. Bonnie! Bonnie, ah! È tre ore che mi insegui, c'è già il gioco che lagga perché siete in troppi? Porca la miseria. Ok, aspetta, ho rallentato. Ok. Il vostro capo dove ha portato lì e Gargan? Ce l'ho in tiro! Ce l'ho in tiro anch'io! E basta! E metterti rotto le palle? Ok, no, tu vieni qua. Tu vieni qua e boh, basta, veramente. Chi è che mi ha tirato una freccia sulla spalla? Ok, non era su un ginocchio. Ma rompe le balle comunque. No! Sì, barile in volo! Peter, schiva. Perfetto, il mio barile è stato più efficace. Aia! Ah, oh, sei ancora viva! Posto? Ok. Ma avete fatto malerrimo! Meglio dare un'occhiata. Che è meglio dare un'occhiata? Sono vivo per miracolo, Peter! Tre clic e hai trovato la soluzione. Magari troverò qualche risposta. Tutti i geni. Oh oh! Oh oh! Si è attivato? Vai, uccellino. Sì, ma ora lo dobbiamo inseguire, genius! Portami al tonito! Alla Emily May mi mancheranno questi inseguimenti. Sì, tu sei ancora convinto, eh? Sfrecciare per la città come in un percorso a ostacoli. Non mi stanca mai. Poter fare lo scienziato davvero. Con uno stipendio. Oddio, ce l'ho fatta. Non è vero, una Peter, non ti gasare. Ok, calmati, Parker. Rimanda dopo i tuoi sogni di gloria scientifica. Hai una missione. Wow, sono passato di mezzo un cartellone. Oh, mi spara, mi spara, mi spara, mi spara, mi spara, mi spara. Un cannone. E funziona davvero. Ma va? Cosa ti aspettavi, Ciccio? Oh, un attimo di pazienza. Che nel frattempo stanno calando le tenebre in città. E basta spararmi, rotti maronimo. Oh wow, c'è sabbia letteralmente dovunque qui, va che macello. Deve essere il luogo in cui sempre dovevo più in alto, ma non scappi. Venire per aiutare i paramedici lì che colpirono i pompieri. Ok, dobbiamo andare in cima al palazzo. Oh no, che gran fregatura. Peter? Ciao ragazzi. Ottimo occultamento. Vi spiace se do un'occhiata? No, signora, signora. Rompiballe. Wow. Sì, vi spiace. Ok, vediamo di testare la nuova abilità. Cos'era L1 più triangolo? Ce l'abbiamo? Sono a due. No, era quest'altra. Forse potrei fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Perfetto, poi spadocchiate, scivola. Dove si nasconde? Dobbiamo parlare delle sue scelte di vita. E anche del suo modo di vestirsi molto discutibile. Invece Scorpion sì. Ok. Oh wow, si vede che abbiamo i proiettili in più. Aspetta. Beh, se sono qua sopra non mi potete attaccare? Oddio. Sto rivalutando, sta gente mi sta veramente rompendo le balle. Ca miseria. Io rompo il Zebedei a un amichevole ragno di quartiere. No. Ho detto no. Oh, non volevo utilizzare l'attacco pesante. Però quando ci vuole, ci vuole.
Chi resta ancora in vita? Boh, salve. Ah, li ho stesi tutti? Che bella cosa. Mi sono fatto di nuovo bullizzare malissimo. Un altro robot. Forse posso fare una prova. Peter, non voglio seguire altri droni, per favore. Ok, vediamo un po'. Scusa, uccellino. Ti assicuro che è imbarazzante per me quanto lo è per te. Peter, non si toccano gli uccelli altrui? Esatto. Wow. Oh, quello è il tuo nido? No, 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 no. Ma che cocchio! Mollami! E dai! Non mi piace questo otto volante! Peter, ti devi liberare! Ah, a posto, l'abbiamo risolta pacificamente. C'hai la tuta alare e tutte cose, non è un problema? Quando vuoi aprirla, non fare complimenti? Oh! Devo inviare la posizione a MJ. Potrebbe scoprire qualcosa nei registri. E ora dove siamo diretti? La domanda... Ah, miseria, per un secondo non mi sono spalmato male su quella torre idrica. Ah, ma buongiornissimo. MJ, hai ricevuto i dati di posizione? Sì, è un vecchio mercato. Il proprietario è morto e l'edificio è stato venduto. Aspetta. L'acquirente è una società fittizia che rileva immobili in tutta la città. Interi isolati. Volevo scriverci un pezzo il mese scorso, ma non ce l'ho fatta. Tutti quelli con cui parlavo scomparivano. Rendetevi utili. Ah, ma quindi sta operazione sta andando avanti da un bel po'. Chi è questa gente? Devo liberarmi di questi due in silenzio. E gli altri cacciatori? I ripari sono attivi e le comunicazioni collegate. Siamo pronti. Che città in cui cacciare? Ma posso far cose? Gioco? Sì, mi ricordo più o meno come funzionava il tutorial. Cos'era? Distraiamo lui e appiccichiamo male lei all'occorrenza. Vai, 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 vai. Questo. E dopo ricontrolliamo. Appena lui è sicuro, vado anche te. Ok, certe cose me le ricordo. Hai fatto presto? Trovato qualcosa? Due cose. I membri del gruppo si fanno chiamare cacciatori e vengono da diverse parti del mondo. Mercenari internazionali? Penso di sì. Sembra il materiale da prima pagina che cercavi per l'articolo. Mi metto subito al lavoro. Grazie. A proposito di lavoro, ho accettato l'offerta di Harry. Fantastico! Più tardi potremo festeggiare quando avrai finito con questo lavoro. Certo. Salve. Quanta attrezzatura. Wow, bello! Sembra che stiano andando in guerra. Sì, spero che non dichiarino guerra a New York perché mi sarei un porto le palle di salvare questa città. Buonissimo. Ok, vai, 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 alza, alza, c'è. C'è un sacco di gente. Poi vai lassù. Sì, Kraven. È il loro capo. Allora, Capitan Furbizia lì. Si piglia un cragnottone. Ma porca la miseria. Spero di riuscire a farli fuori senza problemi. Salve signore, qua. Si piglia le legnate in faccia. Ok, sapevo che non dovevo scendere. Di solito non scendo mai. Wow, 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 wow. Vieni a giocare con me. Vieni a giocare con me. Ma non rimanere là sopra a sparare. Scusa, eh. Vedi che poi è molto più bello. Ancora viva. Troppo viva. Ah, posso. Video di sorveglianza dell'ultimo riparo. Sembra ce ne siano altri sparsi in città. Mando il video a Genki. Scommetto che li localizzerà. E ovviamente ci sarà sempre un sacco di gente armata. Cosa caccia Kraven? E perché? Ok, possiamo proseguire in quella direzione. Vai, Peter. Immagino che non sia ancora finita, vero? Salve! Sì, è pronto, vi raggiungo subito. Assicuratevi che le bestie sentano l'odore giusto. Le bestie? A giudicare dai rumori ci sono bestie meccaniche, figlioli. Ho sentito il rumore di una chiave e tutte cose. Vai, Peter. Tu non hai fame? Ma cos'è? Ma non puoi farmi pubblicità in questo modo, dai. E questo che cos'è? È un regalino per me? Non dovevate. Peter, ci puoi brevettare qualcosa? Ehi, occhio ciccio. Ah, robusto e flessibile. Lo dicevano anche di Rocco. Chissà se... Oddio, l'ha brevettato. Non ci credo, ha brevettato cose. Bene. Giudicare una rete che possiamo sparare? Dalla traduzione. Allora, vediamo un po' cosa ci insegnano di nuovo. È ora di collaudare il mio nuovo giocattolo. Quindi posso fare una roba del genere? Oh, ma dai! Ma è praticissimo se non ha un utilizzo limitato. Signora, ha finito di rompere le balle e fare il professorone? Vai. Oh!
Oh, così gli attacchi in stealth sono molto più facili da fare. Questa gente è più attrezzata di molti eserciti. Ok, abbiamo tanti tizi da far fuori. Allora, cerchiamo di spararla più o meno. Sì, ma troppo sensibile. Cioè, più o meno in quella direzione. Ottimo. Ok, dobbiamo cercare di separarli gli uni dagli altri in modo tale da eliminarli in maggiore sicurezza. La sua forza è sovrumana. Non è normale. Quella deriva dalla concentrazione. No, quello si fa di steroidi, te lo dico io. Salve signore, lei è la prima vittima della giornata. Anche perché se attiriamo la loro attenzione, di solito ne spawnano anche di più. Vai. Posto, nessuno ha sentito niente. Peter, tornami lassù. Se trovano il corpo, tuttavia, si potrebbero allarmare. Ma giusto un cicinino. No, non c'è niente. Dobbiamo distrarli, vediamo un po' di sparare qua da tutte lì. Ok, vai, piglia questo intanto. Non so se la signora laggiù è l'ultima. Dice sicuro, quindi ne approfitto. Vado anche a te. Ok, non c'è stata l'animazione, quindi non è l'ultima. Ciao, piccolo stellino, non ti avevo visto. Ecco qua, non volevo lasciarti da solo. Olè. Bene, e adesso? Ah, erano tutti? Questa sembra l'unica via. Ribadisco, PlayStation, stai sudando tantissimo. Dai, Peter. Dai, Dio. Una porticina in legno, avanti. Un laboratorio. Oh no, la zia May anche qui è dovunque. Zia May era così fiera del suo lavoro al Fist. Poi Martin Lee ha perso la testa. E questa è una delle maschere di Lee. Solo che non abbia corrotto tutto ciò che ha toccato. Una maschera dei demoni interiori. La gang potenziata di Lee. Spero che Kraven non voglia potenziare anche i cacciatori. Kraven sta studiando il sangue di Martin Lee. Forse sta cercando di capire l'origine dei suoi poteri. In effetti potrebbe studiare la sua preda e basta, eh. Dobbiamo scoprirlo mano a mano che andiamo avanti. Questo sarà il veleno di Scorpion, se dovessi ipotizzare. Allucinogeni, la peggiore insidia del veleno di Scorpion. Se Kraven li aggiunge al suo arsenale... Ma è... Il Tiarea Petai. Era quello che dicevo anch'io, in effetti. Uno dei fiori più rari al mondo. Il suo estratto ha elevate proprietà curative. Lo cercavo anni fa come antidoto al veleno di Scorpion, ma non potevo permettermi il volo per Raiatea. Kraven sì, a quanto pare. Sì, quel tizio ha delle finanze virtualmente illimitate. Stavano testando le armi su quell'armatura. Oh! E nemmeno un graffio. Ma chi è sta gente? Possiamo fare un reverse engineering di questa tuta e applichiamo le modifiche alla nostra? Una riproduzione quasi perfetta. La usavano per trovare punti deboli. Ah, è l'armatura non di Scorpion. Siamo prudenti con Scorpion. Quello si sposa. Un attimo. Sento il pochetto dei graffi. Ah, i cliché. Perfetto. Ma tu guarda che roba. Sì, non c'era neanche motivo di fare un passaggio segreto, ma chi sono io per lamentarmi? Ehi, MJ, ho un altro nome per te. Kraven. Sembra essere il capo di questi tizi. Ed è qui per una battuta di caccia. Kraven il cacciatore. Ma a chi dà la caccia? Non lo so, ma c'entrano Scorpion e Lee. Ti dispiacerebbe fare una ricerca su questo Kraven e aggiornare Miles sulla situazione? Ci penso io. Ok, dobbiamo separare questi intanto. Un po' ora sicuro. Beh, mi piace come nessuno nota che pian pianino i loro compagni stanno sparendo uno alla volta. No, sai che era il momento sbagliato? Peter, tornami su. Hanno notato cose per una frazione di secondo. Quello lo posso colpire. Il gioco dice sì. Peccato, tecnologia sviluppata male. Oh ragazzi. Eccolo, perfetto, vai così. Beh, vi salto i discorsi che stanno facendo i cacciatori, perché sono virtualmente inutili. Ok, cerchiamo di mettere abbastanza tele in modo tale da potermi muovere con maggiore tranquillità. Sicuro, vai, perfetto anche questo. Dicevano di essere delusi da Scorpion perché le sue tecniche si basano sull'avvelenare la preda e quindi non è onorevole per la caccia. Come rapporto sull'area. Aspetta, cazzi tuoi. Perfetto. Peter, torna su, veloce. Sto andando. Porca miseria, si sono allarmati un attimino. Ok, Peter, ti sei bloccato dietro le cose. No, male, molto male. No, mi si è buggato. No, non ci voglio di rifar tutto. Ok, ce l'ho fatta. Mi sono sbuggato. Però sì, adesso stanno mandando le genti a controllare. E questo causerà notevoli problemi. No. Cazzi tuoi. Perfetto. Ok, questi dovrebbero essere gli ultimi. Non so quanti ne manchino. C'è la signora qui.
Un tizio lì in parte. E basta. No, mi sbagliavo, ce ne sono ancora quattro qua al centro. Da dove sono arrivati? Non c'erano prima. E allora, vediamo di separarli. Sicuro, sicuro, però ho dovuto far rumore in un punticino bastardo e quindi ora sono un attimino più allarmati. Ok, dimmi che sei sicuro, sicuro, perfetto, vai. Il ragno è stato qui, oh, mi hanno sgamato. Cos'era quella? Era una trappola? È stato lui. Oh, vi ho fatto separare, perfetto, perfetto. Ok, stavolta veramente dovrebbero essere gli ultimi due, Non può nascondersi, per ma stati zitti e non rompere i maroni. Ho tirato la trappola, mamen. Era comunque l'ultimo tizio. Occhio, pita, 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 schifo, 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 schifo. Avrei bisogno di risposte a tutte queste domande. Oh, ci è voluto molto più tempo del previsto. Mi ero dimenticato quanto fossero lunghe ste parti stealth. Allora, Kraven, cosa stai cercando? Vido povno su Mary Jane? Come fai ad averli? Posso capire andare a caccia con Scorpion e lì. Ah, Peter? Black Cat è una ladra. Peter? Ci sono docili creature nelle tue spalle? Ma no, il computer bastardo. Oh no. Non ti darò il biscottino se ti comporti così. Ma porca miseria quanto saltano. Aiù. Aia. La colonna vertebrale mi serviva. Buono, cane, micio, robot. Non percularlo, non percularlo, non percularlo. Levati bastardo. Posto di pezzente. Oh, c'è i cugini. Ok, vediamo di eliminarli in qualche modo. Sensibile all'elettricità? Non scherzano. Lo prendo come un tiro. Che cerco di bloccare a terra nei limiti del possibile. Oh no, ciao ragazzi. Mi chiedevo quando sarebbe arrivata la protezione animali. Portati, portati puffi. Che bella sta scena. Peter, inquadrami delle persone che non sarebbe male. Spado anche te, ottimo. Vieni qua, vieni qua. No, 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 no. Pezzente maledetto, si colpiscono tra di loro. Intanto capita, non dico di no. E quante volte ti devo sparare, ciccio? Ok, eliminato anche questo. Bloccato anche l'altro tizio, vediamo se può raggiungerlo. Spado anche te. Ah, posto. Ok, sto cercando di imparare un po' meglio i tasti. No, sei morto. Ora ti puoi accendere un altro ancora? Oh, ne sono arrivati altri, che palle. No, 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 no. Te non voglio affrontarti. Sei proprio sui maroni? Più di tuoi cugini? Se qualcuno mi dicesse cosa sta succedendo. Palle. Non ti serve sapere altro. Quindi cosa caccia? Il fallimento? L'intimità? Ma cos'è, Peter? Caccia, vero? Oh, era ora. Aspetta, aspetta, aspetta. Cos'è sta cosa? Sta pezzi di radar? Oh, i rotti maroni col radar! Okay, volevo curarmi, ma porca miseria, cos'è che c'ho addosso? Caccia la miseria! No, te vieni qua! Basta con quelle cocche di armi! Che sta succedendo? Così potessero rilevare più facilmente? Ah, eri tu laggiù, pezzo di erba! Ora ho capito. A posto? E vi sono tutti buggati e contenti. E morti, soprattutto. Cosa pensate? Bella domanda. Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Questo Kraven sta mettendo insieme una bella squadra. No, è il contrario. Ancora non hai capito. Dov'è Scorpion? Scorpion, yuhu! Che la caccia sia già iniziata? Signor Kraven! O Kraven, che dir si voglia. Preferisco Kraven. Mi piace molto di più. Un pochettino più anglosassone. Scorpion, io non lo affronterei sto tizio. C'ha un sacco di peli sul petto. Non leccare, non leccare. Ha passato sotto la sabbietta. Ma come, dai, che gigantesco. Ma mi pare un po' eccessivo, avanti. E lui è tranquillo, lui ha già capito, lui sa già. Voglio dire, buona parte delle abilità di Scorpion riguardano attaccare la preda, avvelenarla e poi farla fuori quando è mezza rincoglionita dal veleno. Ah, si è liberato, non è ancora iniziata la caccia? Dai, ti sta chiaramente dando le spalle volontariamente. Ah, l'ha preso comunque. Però lui ha il fiore. Sa che si è... viaggio. Si è già fatto l'antidoto. Oh oh. Vabbè, ma c'è una forza sovrumana. Scorpion scappa. Non sai fare di meglio. Aia, aia, me l'ho pulito male. Che fa, che fa, che fa? Ti definirò un killer. L'ha sollevato di peso. Immagina
la mia delusione. Ah! Sarai immune al tuo stesso veleno, vero? Non l'ammazza mica, vero? L'ha fatto fuori. Ma c'aveva la super mega armatura e tutte cose. Non puoi non essere immune alla tua stessa arma. Elementale, quantomeno, voglio dire. Ci sono rimasto male, Scorpio. Ma che tristezza. Ma mi muore così come un pirla ai primi 30 secondi. Vabbè, sono cose che capitano. Non sta reclutando dei criminali come cacciatori. Sono prete. Bravo, Peter, ci sei arrivato. Felicia. L'unica altra donna che me l'abbia data. E non ti biasimo, ciccio. Ritorna Felicia, quindi. Bene, bene. Ah, no, beh, questa non è casa di Felicia. Questa è Miles. Che sta ancora scrivendo il saggio. Miles, ce l'hai fatta, finalmente? Sì, ma che posizione scomoda per scrivere. Chi io sono non importa. Quello che importa è che proteggo le persone che amo. Miles, lascia stare le notizie, non lo troverai in 5 minuti. Ma dove sei? E sta listo? Ciao, mamma! Per cosa? In serio? Il mio amico sta per arrivare e tu navighi sul web? Ma nessuno dice più navigare sul web ormai. Ti potresti almeno cambiare? Ok, ok. Vedo che hai messo il rossetto buono. Deve piacerti un sacco, eh? Ma chi è? Lo so che volete mantenere il colpo di scena. Deve essere una cagata di proporzioni bibliche. Oh no. Miles. Scusa, davvero. Giuro che la prossima volta... Miles. Ti voglio bene. Mamma, te lo prometto. Mi drogherò come tutti i giovani prima o poi. Oh, povera signora. E hai lasciato il portatile acceso. Signora, so che lei spererebbe di trovarci del POV, no? Ma purtroppo no, suo figlio è un attimino ossessionato dall'uomo che ha ucciso suo padre. Che è molto permissiva, eh? Ma è scappato fuori senza neanche cambiarsi, scusate. Ah, ok. Ah, è tornato giù giusto per fare la scenetta. Bravo, figlio mio! Ok, quindi dobbiamo andare a aiutare Peter. Pronto? Ehi, ho trovato una base di quei pirati da safari, o cacciatori, come si fanno chiamare. Ho anche scoperto che il loro capo si chiama Kraven. Ha ucciso Scorpion e vuole fare lo stesso con altri supercriminali. Aspetta, cosa? Vuoi dire che Martin Lee... Non lo so, ma la lista è lunga. Ecco chi era la gente da cui Marco cercava di metterci in guardia. Gli stavano dando la caccia. Impossibile. E c'è anche Felicia sulla lista. Black Cat? La tua ex? Proprio così. Au! Mi darebbe mai retta se le dicessi che è in pericolo. Ma forse ascolterà qualcuno che non conosce. Se MJ ti mandasse qualche indirizzo, ti andrebbe di portarti avanti quel lavoro. Ci penso io. Grazie, davvero. Devo riordinare le idee ora, ma chiamami se scopri qualcosa. E troveremo Martin Lee, Miles. Te lo prometto. Dovrei avere un po' di tempo prima che MJ mi chiami. Che succede nel quartiere? Ok, un'ottima domanda. Vediamo di fermarci da qualche parte. Buon Salvino. Abbiamo la fiera dei club BV. Arriva in tempo a scuola per la fiera dei club. Sì, vabbè. Lascia stare l'arrivare in tempo. Ok, dobbiamo andare dall'altra parte. Di solito, sotto i ponti c'è una discreta corrente d'aria e ne posso approfittare per andare velocemente dall'altro lato. Come andiamo, okay, amici del Danecast? Si parla molto della fondazione Emily Mell. Chi sono? Cosa fanno? Per farla breve, sono una filiale della Oscorp. E questo è male, lo so. Ma il capo, Harry Osborn, ha una buona reputazione. Quantomeno ha assunto una persona che adoro per dirigere il reparto di melittologia. M. Young è tra i massimi esperti mondiali della sindrome dello spopolamento degli alveari di api ed è un fenomeno, come saprete se seguite i suoi social. Quindi Osborn Junior, la tua fondazione avrà parecchio da fare per rimediare agli errori di tuo padre. Oh, bene. Lo ammetto, la prima volta sono entrato in questo negozio attirato dalle recensioni sui nuovi gusti, ma poi ci sono tornato per i prodotti più tradizionali. Ah, ok, perché è il venditore di hummus. Va bene. Ehi, Miles. Mica. Ho gli indirizzi di cui parlava Pete per i rifugi di Black Cat. Sono già diretto al primo. Grazie per esserti offerto di aiutarci. Peter si fa abbindolare facilmente da Felicia. So che devi lavorare al tuo saggio. Nessun problema. Spider-Man è sempre pronto. Vedo che siamo dei maghi a bilanciare lavoro e vita privata. Io sto impazzendo per finire il pezzo sui cacciatori e salvare il mio lavoro. Ma voi
quanto è successo a Scorpion, con lì ancora... Non riesco a non pensare a lui, MJ. Non devi lasciare che questo ti consumi. Cerca di concentrarti su questa faccenda. Fidati! Non solo! Quando ho affrontato Martin Lee, ho ottenuto dei nuovi poteri. Sono strani e molto blu. E molto blu. Beh, non sono un'esperta di poteri da ragno, ma magari è per lo stress. Ne hai passate tante ultimamente. Ricorda, non sei solo. Anch'io e Pete stiamo cercando di venire a patti con la situazione. Una cosa alla volta. Grazie, MJ. Miles, stai attento a Felicia. Non fidarti di lei, qualsiasi cosa dica. Informala dei cacciatori e convincila a lasciare la città. Ricevuto! Non funzionerà mai. Quando arrivo. Conoscendo Felicia non funzionerà ma proprio mai. Già quando abbiamo provato ad avvisarla l'altra volta è andata malissimo nel DLC del primo gioco. Il problema di Felicia è uno, è troppo topa. Porca miseria, è veramente troppo topa. Tecnologia rubata. Non finirà di nuovo nelle mani sbagliate. E quindi pensa di riuscire a farla sempre franca. Ok, ho ottenuto una marea di componenti tecnologici, ma per adesso vediamo di raggiungere la scuola e lasciamo stare il resto. Buon salve? Perché sento della musica provenire da quella cisterna? Che sta accadendo, signori? Cosa ha combinato qua dentro? Ma il barretto più inutile della vita! Quasi nascosta. Dica? Oddio, non ci vado da anni. Quando stavamo nel vecchio ufficio del Bugle, ci rifugiavamo qui ogni volta che Jonah stava per dare in escandescenze. Quanti articoli ho finito seduto in quel bar. E quante grasshopper. Ok. Il mio zaino sia qui intorno. Il tuo zaino? Ah sì, giusto, è vero, ci dobbiamo cambiare. Come ho detto, desteremmo decisamente troppi sospetti. E come per magia è sorto il sole. Ah, ma è la stessa scena del cartone animato. Vabbè, della serie animata, insomma, ci siamo capiti. Mi ricordo Miles che passava bella transizione davanti alla Visions. Ok, vediamo di non far brutta figura stavolta. Miles, mi raccomando. Ehi, hey Miles, come va? Ehi, bello vederti. Non so nemmeno chi tu sia, ma faccio finta di nulla. Cavolo, non posso credere che Atlas venga alla BV. Potrei ricevere una borsa di studio. Se gli piacesse il mio sound. Allora, diamo un'occhiata in giro. Ci sono veramente un sacco di stand. Forse possiamo ottenere qualche informazione. Avremo presto nuove tecnologie riproduttive. Consultate la brochure. Abbiamo informazioni sulla contraccezione. Chiedete ai vostri genitori e al medico di base. Troverete la soluzione migliore. Ambulatorio del benessere collettivo. Va bene. Sì, usate sempre le protezioni, ragazzi, mi raccomando. Allora, diamo un'occhiata. Cos'altro c'è? Oh mio Dio, più un zeppo di cibo. Tutta roba naturale, molto probabilmente. E questo? Ehi, ecco Morales, il Music Master. Come va, Delisai? Sei qui per quel tizio, il signor Atlas? Sì, esatto. Bel padiglione astronomico. Grazie, fermati più tardi. Hai visto il modello 3D di Saturno? In realtà... è una torta! Ti terrò una fetta, ok? Grazie. Quindi hai appeso una torta? Cioè, ok. Siete completamente fuori di testa. Ho sentito Genki. Ah, eccolo là che mi chiamava. Ciao. Perché lei non può chiamarmi ovviamente. Ehi. Poretta. Ma insomma, ci siamo capiti. Ce l'hai fatta. Il signor Atlas non è ancora arrivato. Ah, vorrei parlargli di quel programma di fisica computazionale. Ci avete segnalato una persona scomparsa. Oh no. Non lo sappiamo e sono sparita. È andata a prendere una cosa in macchina e... No, non mi coinvolgete. Non ne voglio sapere nulla, ciccia. Ho sentito solo due parole. Persona e scomparsa. Quindi direi proprio di sì. Tu vai. Noi ti teniamo il posto. Non c'ho una gioia neanche a pagarla. Ah, che due balle. Volevo partecipare a una fiera. Volevo fare lo studente per una buona volta. Ha un suo oggetto personale? Sì, ha lasciato il telefono. È sbloccato? È quello? Non mi aspettavo il pupazzetto di Spider-Man in gioco. Solo alcune notifiche dal fitness tracker. Sta contando i suoi passi, ovunque sia. Gli studenti adorano la signora Ferguson. Spero stia bene. Dovete trovarla. Faremo il possibile. È scomparsa la signora Ferguson? Oh no, hanno detto che ha ancora il suo fitness tracker. Se trovassi il segnale... In sto gioco la tecnologia è molto scontata e accessibile, eh?
Vediamo dov'è questo fitness tracker. Sarà al porto. Ultima posizione nota, doso. È sempre al porto. Tutte le cose cattive dove avvengono al porto. Va bene, allora dove dobbiamo andare? In quella direzione. Abbiamo chiamato a testo voce con Hayley Cooper. Miles, il signor Atlas è qui. Che culo! Cavolo! Prima devo trovare la signora Ferguson. Arrivo subito. Sta distribuendo i moduli per le borse di studio. Ah, me ne prendi uno? Posso fare di meglio. Ti mando un link. Grazie. Buona fortuna. Muoviti. Che stavo rimandando il tutto perché non volevo che si interrompesse la chiamata. Devo fare silenzio. Come si è calato in modo figo? Guarda gente che c'è. Ehi, Miles. Che c'è, Genki? È urgente? No, non molto. C'è qui il signor Atlas. Gli ho detto che ti stavi perdendo la fiera perché dovevi fare volontariato e ha chiesto di parlarti al telefono. Ti chiamo? Grazie, Genki, ma non è per niente un buon momento. Glielo passo, signor Atlas. So che deve prendere un volo. Genki! Pronto, Miles? Sì. Pronto? Parli sottovoce. Ti disturbo? No. Non c'è problema. Eccomi. Ottimo. So che ti interessa il nostro corso di tecnologia musicale. Parlami di te. Cosa ti piace fare? Cosa mi piace? Mi occupavo di produzione musicale, ma ho poco tempo ultimamente. Genki mi ha mostrato alcuni tuoi campionamenti. Ottimo materiale. Soprattutto la traccia Dondolarsi. A cosa ti sei ispirato? Lasci stare, sì, che è meglio. Un giorno stavo lì a dondolare e riflettere. La melodia mi è venuta di getta. Interessante. Posso chiederti cosa consideri davvero importante nella vita? Aiutare le persone quando hanno bisogno. Essere affidabile, presente. Una persona di cui fidarsi. Interessante. Per concludere, perché pensi di essere adatto alla nostra scuola? Non mi arrendo. E cerco sempre di fare la cosa giusta. So che non vi deluderò. Notevole. Beh, Miles, grazie per il tuo tempo. Direi di essermi fatto un'idea. Grazie. Vuole la mia email per restare in contatto? No, mi ha chiuso il telefono in faccia, signore. Poteva. Che bastardo. Andare meglio. Vabbè, siamo impegnati, forse Ciccio. Posso tornare alla BV in tempo per incontrare il signor Atlas e chiarire alcune cose. Oh, direi che abbiamo trovato la tizia. Signore, mi dica che lei è l'ultimo. Lo prendo come un sì. Oh, bene. Che fatica. Tolti di mezzo questi tizi, seguiamo il segnale del tracker. L'ho già trovata, ecco, Ciccio. Questo vetro sembra sottile. Cosa vi fa pensare che io sappia qualcosa sull'RTX 35? Allo stesso blocco a 6 passaggi. O ci aiuti a sbloccarlo, passeremo alle cattive. Ok, che penso, mi signora? Ecco qua, posso, studio, devo tornare a scuola. Sto tutto bene? Sì, sto bene. Ma chi sono quei tizi? Come sanno che lavoravo per Rand? Beh, pensiamoci quando non saremo in mezzo a un sequestro. Oh, ma dai! Spider-Man, lei è nostra! Giù la testa. Ci penso io a loro. Sembrava strano, ma quanta gente c'è? Salve, signori, che fate di bello? Boni, date boni, fate boni, che poi vi fate male, piccoli adorabili figlioli. Ok, dobbiamo stenderne uno alla volta. Qua non la finiamo più. Ehi, aspetta. Qua c'è la miseria. Che le nuove abilità Venom dovrebbero darmi un netto vantaggio. Signori, che fate? Mi inseguite? Direi veramente una pessima idea. Ok, l'attacco si è concatenato. Tu resta giù. Aspetta che tu giù laggiù. Ehi. Oh no, ne sono arrivati altri. Ciao ragazzi, aspetta. Caccia la miseria, questo tizio non lo sopporto. Aspetti un attimo. Aspetta un attimo, porca la miseria. Invisibilità. Avrei dovuto chiudere un occhio. E scherzone. E dimmi che riusciamo a colpirne qualcuno intanto. Vai, steso. No, molto più steso adesso. Oh, wow, 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 wow. Caccia la miseria, quanto non li sopporto. Oh, ma hai fatto malissimo alla voglia di vivere. Buono ciccio. Buono ciccio, che c'ho tutto uno sputo di vita. Oh, e basta! Hai rotto le palle! Aspetta, per arrivare al tizio, immagino. Però aspetta, vediamo se andiamo intanto quello. Oh! E basta! Sono in modalità super ansia. Curati, 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 curati. Ok, è andato molto meglio. No. Ok, è sceso questo. Resta l'ultimo dei furbi. E addio!
Oh. Ok, è stata caotica, ma ce l'ho fatta. Signora, venga! Non ci credo. Li hai fatti fuori da solo. È il mio mestiere. È pronta? Hai intenzione di portarmi tu? Certo, non è la prima volta. D'accordo, ma devi promettermi che se ti vomito addosso non mi denuncerai. Povera signora. Ecco fatto. Spider-Man salva la giornata. Grazie a Spider-Man, la nostra amata insegnante, la signora Ferguson, è tornata sana e salva. In segno di gratitudine, è mio onore dichiarare Spider-Man eroe ufficiale della Brooklyn Visions. Grazie, grazie, plebei. Sei sempre il benvenuto, Spider-Man. Grazie. E ora, tutti in cortile, ci attende una dimostrazione di robotica. Tutti tranquilli, mi aspettavo molti più fan all'improvviso. Ah, che fregatura, però. Com'è andato il colloquio? Insomma, è andato. Manca poco. Ehi, Miles, apprezzo la serietà nei colloqui, ma penso che avessi qualcosa di importante da fare. Il signor Sinclair e la preside Evans hanno detto grandi cose di te. Dunque, cerchiamo di rimediare e vediamoci al campus. Di persona. Oh, bene, 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 bene. Hai ancora una possibilità, ragazzo, anche se mi sa che questo sia il tuo futuro. Come fai? Ho qualche richiesta sull'app relativa alla BV. Ho pensato di chiamarti direttamente. Dicevo, anche se onestamente riuscire ad avere una vita normale sarà abbastanza difficile, a meno che non trovi un altro supereroe che si può occupare della città. Voglio dire, non hai nessun obbligo nei confronti dei cittadini della città, perché non è che sei assunto, non sei pagato, lo stai facendo letteralmente come servizio pubblico, cioè qualcosa di assurdo da quel punto di vista e non ottieni neanche i riconoscimenti che ti meriteresti. Ma, signori, per questo episodio direi che ci possiamo fermare qua, lo sto adorando alla follia questo gioco, come pian pianino stiamo vedendo da un lato la vita di Miles, da un lato la vita di Peter, come entrambi stanno cercando una propria strada, ma purtroppo la loro vita e i loro obblighi da supereroi, in un modo o nell'altro, riescono sempre a fregarli e a mettergli a riparto. Pertanto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi pigliate l'artiglio di Venom in quel posto e non è piacevole, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!